Venendo a un'altra parte di sviluppo che abbiamo voluto provare, riprovare, riscoprire dopo l'esperienza del Petissu, che era comunque una cosa simpatica, una cosa che era piaciuta, è creare una mascotte. La mascotte nella realtà sarà un vero trade union tra il settore giovanile e la prima squadra, ma non un trade union tecnico, un trade union di cuore, chiaramente. Sarà presente sia allo stadio comunale, sarà presente a Pian di Poma, sarà presente nella città, sarà inserita veramente in tutte le parti bianco-azzurre, sportive e non sportive. La creazione delle mascotte non è una scoperta recente, dal 1928 che quando venne creata l'Araldica dei Calci dal giornalista Carlo Bergoglio, che la pubblicò poi sul Guerin Sportivo, che venne inserita nel mondo così sportivo in senso generale, non solo il calcio, la possibilità di abbinare un viso simpatico, un viso per i bambini, una situazione che potesse permettere di strappare un sorriso e che potesse essere un'alternativa alle vittorie. Perché io penso che oggigiorno ridurre allo sviluppo e alla crescita di un team ai soli risultati ottenuti sul campo può essere effettivamente limitante. I grandi team internazionali tutti diversificano le possibilità di avere nuovi portatori di interesse e tanti sono i metodi che permettono di far appassionare i ragazzi, i bambini più piccoli, i più grandi ai team e soprattutto possono caratterizzarne in maniera positiva l'immagine del team verso l'esterno, che poi chiaramente si ha una ricaduta su tutto.